una biografia e un luogo. Raccontare una mostra, quella di Degas a Napoli, può diventare altro, una, anzi due, pagine di storia. Già il titolo, Ritorno a Napoli, incuriosisce. René Degas, il destaccato, nobile, sfugge alla ghigliottina nella Rivoluzione francese e arriva a Napoli. Banchiere, si ferma nel Regno delle Due Sicilie, sposa un'italiana ed acquista il centrale palazzo Pignatelli di Monteleone. Suo nipote sfugge ad una carriera segnata avvocato, finanza e diventa Edgar Degas, il pittore delle ballerine, l'impressionista meno impressionista degli altri. Edgar va a Parigi, viaggia molto, New York, Londra, ma torna spesso a Napoli, dove scrive Il grigio non era quello freddo della Manica. Si racconta che Degas frequentasse alcune delle 900 case di tolleranza dell'epoca a Napoli per studiare corpi femminili. Una tenda si apre per separare la stanza in cui sono esposti alcuni dei disegni realizzati in quelle case, per segnare l'ingresso in un luogo altro. Un luogo altro è il complesso monumentale di San Domenico Maggiore che ospita la mostra. 8 secoli di storia. Ci sono passati Tiziano, Raffaello, Caravaggio, Vanvitelli. L'idea è quella in qualche modo di far ritornare San Domenico alla sua vocazione originale di studium domenicano, che ospitava la più antica biblioteca domenicana a Napoli, frequentata da intellettuali prestigiosi come Tommaso d'Aquino, Giordano Bruno, Tommaso Campanella. L'idea di creare un luogo accogliente, piacevole, nel quale appunto anche i giovani possano trovare gli strumenti con i quali più tradizionalmente si informano e leggono, può trasformare San Domenico appunto in una nuova occasione di presidio culturale nella città. Io penso ai tanti studenti universitari che difficilmente trovano collocazione in spazi comodi e che potrebbero utilizzare questo luogo come uno spazio nel quale appunto trascorrere piacevolmente del tempo insieme, magari in compagnia di un buon libro. Se continuiamo a credere che la lettura sia un elemento di crescita complessivo per la comprensione di ciò che ci circonda, poter leggere in un luogo bello è sicuramente un valore aggiunto. La visita alla Basilica è una passeggiata nelle meraviglie. Negli anni 30 del 1200 arrivò un giovane studente da Montecassino, Tommaso della famiglia d'Aquino, per studiare alla prima università aperta nel Regno di Napoli da Federico II. San Tommaso dovette lasciare San Domenico Maggiore a motivo della sua famiglia, che non reputava decoroso per lui abbandonare i monaci benedettini di Montecassino per una congregazione, per un ordine che nessuno conosceva, era un ordine nuovo che non dava lustro e soprattutto un ordine di mendicanti, lui che era di una famiglia nobile di Aquino che speravano diventasse il futuro abate di Montecassino. Ecco, per la famiglia fu uno smacco che fece Tommaso entrando in quest'ordine povero, mendicante, sconosciuto. San Domenico Maggiore raccoglieva quasi 200 frati e noi ci troviamo proprio nel corridoio che era lo studentato e San Tommaso scelse di vivere in una cella del corridoio degli studenti, che era la cella più vicina alla biblioteca. La cella di San Tommaso d'Aquino si apre alla fine e così si chiude Ritorno a Napoli.